Cosa è successo Beccaria? Al di là di capirlo di nuovo, non è che su un'agenzia di stampa io posso, non avendo contezza della situazione, posso esprimere giudizi precisi, però un giudizio magari un po' più generico lo posso esprimere, cioè il Beccaria è stato abbandonato per anni e anni senza una direzione, e per cui alla fine è chiaro che certe cose possono succedere, possono ma non dovrebbero, per cui vediamo un po' cosa ne esce da queste indagini.